Quello è il numero della tua carta di credito. Non certo. Posso fare. C'è una foto. Uno dei due è il numero della mia carta di credito. Ok, questo non è valido. Questo invece sì. Riepilogando. Questa è l'essenza dell'uso della gemma. Primo, riutilizzo codice di altri. Secondo, fare codice anche per due righe, cinque righe, non di più, perché non ho scritto più cinque righe io. L'esempio probabilmente è un po' limite, ma il punto è esattamente quello. Se a qualcuno serve un validatore per Rails 3 per le carte di credito, l'altra gemma non funziona, o faccio un fork dell'altro progetto, lo cambio e lo evolvo in modo da esporre un validatore di Rails 3, oppure faccio esattamente così. C'è del codice in giro che fa quasi quello che mi serve, lo prendo, lo adatto, lo impacchetto in qualcosa che serve a me e possibilmente ad altri, lo uso, e usarlo qui è semplice. Io ho fatto due modifiche a questo applicativo. Ho aggiunto il validatore e ho detto alla lista delle gemme della mia applicazione c'è anche questa gemma da usare. Due righe. Punto. Semplicemente questo. Questo è il valore. Ok. Se ci sono domande, io vorrei. Per il gestione dei nomi, cioè se una volta che io pubblico una gemma con un nome, nessun altro può usare quel nome. Non c'è una policy forzata su questo. Quindi io posso solo scrivere il nome degli altri? No. Allora, tu hai un account. Se c'è già una gemma con il nome che tu vuoi usare, non puoi solo scriverla. Fa parte di un altro account. Quindi cioè, ognuno può controllare, cioè le gemme sono controllate dall'autore. Fondamentalmente sì, come giusto che sia. Se tu vuoi fare, ad esempio, l'altra cosa che avrei potuto fare in questo caso è prendere la gemma del tipo e fare un fork mio, ma non potevo pubblicarla come credit card, ripeto, ma avrei potuto pubblicarla con il mio nome GitHub, Michele Franzin, underscore, e il nome della gemma. Spesso capita che ci siano gemme abbandonate, ad esempio, progetti abbandonati, e qualcuno ne fa una versione aggiornata, migliorativa, o li riprende in mano, ma finché ufficialmente non viene riconosciuto che il nuovo maintainer è lui, viene pubblicata con nome, underscore, il nome della gemma. Materialmente non puoi sovrascrivere quell'altro. Non è neanche buona norma, nel senso che se ognuno facesse il proprio fork... Cioè, di fatto, volevo sapere che livello di protezione c'era. Di account, nel senso che tu hai l'API, la key, e quella è, cioè la gemma ha quella chiave, chiaramente le posizioni in versione sono. Ci sono mille cose che si possono fare in più, tipo Ruby Gems è pure da amici con GitHub. Quindi se hai l'account su GitHub le cose arrivano in automatico, se è configurato opportunamente e fai un update del tuo progetto, ti arriva la gemma dall'altra parte. Se sei un committer di un progetto puoi pubblicare la gemma dall'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in linea di massima, se quella gemma è tua, io giustamente non posso solo scrivere. Anzi, generalmente, proprio per l'uso del codice, l'idea è che tu forchi il progetto su GitHub, fai la patch, chiami l'autore e dici guarda che ti ho fatto questa patch. Allora lui le include nel suo progetto e fa release nuova. Generalmente